Sapete, ogni volta che esce un nuovo spot, io ci devo registrare un video attorno, no? Mi viene ogni volta la paranoia di quale mazzo sia più impattante, più preciso, più carino per le esigenze di quella carta lì, no? Siccome stiamo parlando di Red Guardian e noi sappiamo benissimo che è una carta molto tech, molto esigente, non è tanto scontata la roba, ok Silver Surfer, ma non è tanto scontata la roba. Come non è scontata infatti la presenza di Joker in questo video a fianco a Spider-Man. Non è scontata la cosa, ma oggi non ne vedremo uno, non ne vedremo due, e non ne vedremo neanche tre, ma bensì quattro, e dico quattro mazzi con Red Guardian e per tutte le esigenze, così che voi che non avete aperto le vostre chiavette, me lo auguro, vediate prima il contenuto e poi potete giudicare e valutare voi stessi. Buona visione, boys. E che la forza sia con tutti voi, su via. Olele! Ora, come state vedendo qui, no? È successo un bel po' di roba dal video scorso, no? Dal video, non di ieri, ma dell'altro giorno. Ovvero l'altro ieri. Infatti, tutti questi punti io li ho persi perché ero top 2K con l'innesto di Red Guardian all'interno dei miei mazzi, no? Quindi, vediamo intanto il primo mazzo e poi, mano a mano che noi ci facciamo un game, ve li spiego e poi switchiamo mazzo, facciamo un po' le cose pulite. Però vi direi una cosa, i primi due sono ovviamente con l'engine di Silver Surfer, gli altri due invece sono un po' più goliardici, no? Un po' più sperimentali, se vogliamo. Ok, io non li ho personalizzati neanche perché mi sono rotto il cazzo subito ieri di Marvel Snap. Infatti, ne abbiamo fatto tipo giusto un'oretta, no? Ora, intanto vi attivo i trigger, così intanto vi potete vedere i mazzi, tutto bello e pulito, capito? E partiamo. Ora, il primo mazzo, Silver Surfer, no? Se vi ricordate, l'avevamo visto anche nel video di ieri. Vi consiglio di andare a recuperarlo per farvi un'impalcatura generale delle spot, no? Così che sapete anche per le altre due carte cosa andare a fare, non solo per sto Red Guardian maledetto. Ok? Quindi Forge. Forge che faccio? Io Forge me lo tengo perché io non ci ho assicurato roba. E invece Forge lo faccio. Perché guarda, cioè mi può dare qualsiasi cosa, basta che non mi dà né Shang né Absorbing Man, io lo sfrutto. Punterei più che altro a tenermi la carta, visto che c'è Cosmo Cremisi, ora che mi hai fatto pensare a sta roba. Collector, ok, perfetto. Allora, come funziona il mazzo che stiamo usufruendo in questo game? Allora, intanto Magic, perché Magic va fatta, ci serve il turno 7, serve a questo mazzo un bel turno 7, perché sapete benissimo che abbiamo Wong Sera, ok? Però forse la cosa che mi fa storcere il naso è proprio Sera, perché io quando faccio Wong, io ho la mistica, io voglio fare Wong con mistica, ok? In qualche modo sono forzato a fare Sera e non mistica. Ora vedi, c'è Red Guardian, no? Red Guardian è buono, io lo potrei fare fin da subito sta roba e togliergli tutto l'engine del Collector. Ok, lo potrei fare benissimo sta roba. E poi magari tenermi Sera per altre robe? Proviamo. Così vediamo subito di che cosa stiamo parlando. Perfetto. Allora, questo è Red Guardian. Red Guardian ha tutte le carte, indipendentemente da quali essi siano. Ovviamente non ho un reveal perché non sarebbe possibile la cosa, perché lo reveal succede proprio nel turno stesso, no? Nel momento in cui si scopre, ma in queste carte che, non sono che hanno l'effetto della carta e basta, oppure gli effetti ongoing li devasta, ok? Quindi il collector è inutilizzabile, ok? È inutilizzabile. Però io vorrei fare Sera qui, su Cosmo Cremisi, in qualche modo, sperando che Red Guardian si sposti su Strange Academy. Quinjet. Forse sarebbe stato meglio Quinjet farlo con, cioè nel senso fare Red Guardian su Quinjet, sì, molto meglio questa roba, sarebbe stata molto meglio questa roba. Ora, io non c'ho quello di cui io ho bisogno, ok? Perché è vero che qui c'ho Red Guardian e quindi posso buffare cose, è vero, verissimo questa cosa, per lui su Cosmo Cremisi non può buttare nulla, ok? Non può potenziare, forse solamente, e dico solamente, con un po' di roba. Che facciamo? Facciamo Forge, facciamo Brood. Tentiamo di prenderla prima in qualche modo. Poi, turno 7 ci abbiamo Silver Surfer, Absorbing Man. Chiudiamo tutto e pace. Ale, ale, ale. Ora lui si trova in difficoltà perché non sa che cazzo usare. Lui c'ha la prio, quindi non ci può fare il predict con Wong con Red Guardian, ok? Lui fa Wong e lui fa Mystica a sto punto, no? Gli è capitato anche Mystica, gli è capitato Reinhardt. Molto bella sta roba. Vediamo se riusciamo a. La prima ce l'abbiamo però, eh. La prima ce l'abbiamo, quindi anche se c'è Red Guardian, botte sega, frate. Adesso ci capitato lo Shang, bello, ma inutilizzabile, ok? Quindi Silver Surfer, Absorbing Man, e chi si è visto, no? Red Guardian va a 5, va a 7, va a 9, va a 11. Noi andiamo a 15. Totale. Basterà? Non lo so. Io non so se basterà.
Cioè, in egual modo ti potrei dire che ti potrei anche fare, che cazzo ne so, io non ho Sebastian perché non ho Sebastian, ma forse sarebbe meglio Renarte con Absorbing Man? Forse sarebbe meglio, più impattante, più casuale la roba, facciamo le cose casuali. Oppure possiamo pensare di andare a fare Ironheart con Silver Surfer. Così in qualche modo Ironheart fa il suo lavoro, Silver Surfer fa pure il suo lavoro e quindi chi si è visto si è visto. Pure, 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 perché no? Perché no? Vabbè, frate, a sto punto facevo prima a giocare Silver Surfer e cosa? Capito? Più pulito. Forge. Sebastian. Silver Surfer, ok. Non lo so se mi arriva, sai? Non lo so se mi arriva. Cosa, Absorbing Man? Vabbè, se Absorbing Man c'è... c'ha tutto! C'ha tutta la play! Dio po'... No, non ci credo, non ci credo. Mi ha battuto. Ma vedi, cioè, perdevo in mezzo. Perdevo in mezzo, cazzo. Sto venendo scammato col mio stesso mazzo, capite? È assurda sta roba. Comunque, fondamentalmente il mazzo è questo qui. Ok, proviamo il secondo e via. E chi si è visto, si è visto. Il secondo, invece, è sempre un Silver Surfer, ma al suo interno, come potete vedere, c'ha sia Killmonger e sia Nova. Ok, e c'è anche Opsummer, frate, per rampare, per non farci mancare nulla, capito? Cioè, c'ha sia Opsummer e sia Magic, sto mazzo, è già sta cosa. Però c'ha anche Sera, capito? Quindi come fare a combaciare tutto? Un parolone far combaciare tutto. Anche Sentry pure mi dai. Va bene, frate, come vuoi tu. Cioè, Nova ci poteva dare quello spiraglio di giocare carte al turno 1. Cioè, inimmaginabile, ma... Capito? Io ho due Sentry. Che cazzo ci faccio io con due Sentry? Fondamentalmente, io con due Sentry, che cosa cazzo ci faccio? Nulla, frate. Nulla, fondamentalmente nulla. Shocker. Cioè, tu mi stai dicendo che le Daily Bugle gli ha dato la stessa identica cosa a lui? Io toglierei Magic, sai? Io toglierei... Cioè, nel senso, io toglierei l'Isola del Silenzio con Magic intanto, ok? Chiaro che non ragioniamo di sta roba. Poi, noi abbiamo... Non abbiamo niente. Non abbiamo niente fondamentalmente su che cosa basarci, ma ci abbiamo Brood. Ci abbiamo Wonk. Io spero che il ragazzo non abbia quello di cui io non ho bisogno, ovvero di Cosmo. Capito? Red Guardian. Fortunatamente che l'ha fatto qui, frate. Fortunatamente. Scusa, Red Guardian ce l'ha lui. È la carta sua. Io farei anche Sera. Anche perché stiamo facendo le stesse identiche giocate che stiamo facendo con tutti. Cioè, anche con il mazzo scorso abbiamo fatto la stessa identica giocata. Però. Grazie. No, intanto facciamo. Uno. Due. Tre. Poi pensiamo. Posso pensare anche di fare Sentry, se non se ci ha creato la cosa. Perché no? Vediamo se c'ha Cosmo lui. E lui teoricamente dovrebbe skippare, frate, sai? È un altro Evo, dovrebbe skippare. Gioca la cosa perché è un figlio di puttana. Non è vero, bro, si scherza. Johnny Riso, si scherza. Sei un goliardico, fratello. Sei un pazzo sgravato. Ora, Killmonger, perfetto, buono. Togli Sunspot perché è un problema cosmico. Molto bene così. Mo'. Lui c'ha Hulk da giocare. O Hulk Abominio. Ok. Tu come te la puoi gestire? Abbandoni! Allora, c'è da dire che ha girato meglio. Quel Killmonger maledetto, siccome le persone non si aspettano che tu c'è Killmonger adesso all'interno del Silver Surfer, perché neanche io quando io subisco il Killmonger dal Silver Surfer, io non me l'aspetto, perché Killmonger, insomma, ha poco e niente. Cioè, è counterabile Nova Killmonger in qualche modo. Attualmente no, frate, quindi pensateci a questa variante con Killmonger, eh? Anche se effettivamente non è quella che preferisco dei Silver Surfer. Comunque andiamo con un altro mazzo. Questo è il mazzo del Quentin, raga, che mi ha passato, quindi lo testeremo ancora una volta, perché l'ho cioè, testato poco e niente ieri in stream, quindi gli do un'altra possibilità. Adesso spaderem subito. Questo è un mazzo che c'ha anche il pacchetto junk, capito? C'ha il pacchetto. Perfetto, quello spade pighi. Adesso fare il doppio Jeff non sarebbe male. E qui c'è anche presente anche la carta che ovviamente c'è con Red Guardian, ovvero l'EDD, perché ma sapete che la sto rivalutando sta EDD? Perché sta girando, cioè si trovano belle carte da poter farla distruggere a sta maledetta. Ora, magari non è Bonimo, qui serviva più un Killmonger, però si potrebbe parlare di sta roba, no? Facciamoci prendere la roccia. Guarda, l'importante è questo, l'importante è questo, frate. Mo'.
Ehi, wow. E guarda, io ti potrei fare doppio sentry, perché te lo potrei fare il doppio sentry, e poi valuti. Silk. Ok, va bene. Silk si sposta, abbiamo i due sentry che tu non puoi fare assolutamente nulla, frate. Nulla puoi fare. Io vorrei prendere spazio in qualche modo con l'ADD. Vorrei prendere spazio di sta roba con l'ADD. Ma forse a me converrebbe buttare ancora stats qui. Proviamo sta roba. E poi gli fai anche Red Tool, capito? Metti roba su roba su roba, capito? Poi la DD, ragazzi, in questo mazzo non la sottovalutate perché ci sono Tech Card, c'è Mobius, c'è Shadow King, Nico Minoru. Poi abbiamo il pacco Junk. E se falliamo con Annihilus nelle pescate, c'è la DD che ci viene incontro, capito? Che può distruggere quelle carte che a noi poi fanno scomodo se noi non becchiamo Annihilus. Infatti, pensateci quante volte io sono rimasto in dubbio al turno 4 se fare o meno sentry perché temevo di non avere Annihilus nella pescata perché non ce l'avevo in mano, capito? Con questo almeno c'è il 50-50, o c'è lei o c'è lui. Cioè, ti deve proprio valer male il gioco per non prendere nessuno dei due. Bello così. E perdonami tu. Perdonami, bel baldo giovane di grosse speranze. Vogliamo tentare di fare questo e questo. In qualche modo ci chiudiamo in queste due location. Teoricamente, ma non ha senso. Infatti si ritira perché avevamo già vinto su Xandar, capito? Bello così mi piace. 2 su 3, bello pulito. Andiamo con l'ultimo mazzo di oggi. Guarda per quanto non ho preso la perfezione di Dio. Questo, già dal nome, vi può far capire tante cose. Tetch. Lo ricordate il Seracontrol Tetch Card? Lo ricordate quel mazzo che si basa molto sulla difensiva, molto sulle esigenze de dell'avversario? Esattamente questo. Però è stato un pochino rivisitato, no? Abbiamo Enchantress come Tetch Card, abbiamo Shang come Tetch Card, abbiamo Hoppshammer per rampare, abbiamo Red Garden, altra solidissima, nuovissima Tetch Card. Abbiamo Mobius, Tetch Card, abbiamo Jeff, carta utilissima che dovete assolutamente avere tutti quanti. Abbiamo Angela, Kitty Pryde ed Elsa per la loro interazione. E abbiamo Gladiator e Cable per distruggere e fottere carte all'avversario. Perfetto così. E io farei subito Cable, tra l'altro. Oddio, ma forse mi converrebbe fare Angela. No, Angela vogliamo settare in qualche modo, no? Poi abbiamo anche la ink di Angela perché non sfrutta la forge, dici Silver Surfer magari? No, Storm, frate, come Silver Surfer? Questo mi fa Storm, sto pazzo sgravato. Gladiator, dai. Giochiamo in curva, dai, giochiamo in curva. Giochiamo in curva con Silver Surfer. Sì, con Silver Surfer, frate. Allora, Sirebbe è buono. Perché Sirebbe è buono, eh. Ok. Potrebbe essere complicata la situazione. Perché ci dovrebbe capitare Shadow King che noi non abbiamo, capito? Cioè, per noi abbiamo Enchantress. Io Enchantress la farei subito. La farei subito. Ma subito la farei. Così che in qualche modo andiamo a limitare anche la mistica. Perfetto così. Perfetto, Ego. Noi non ci interessa perché non abbiamo robe per questo discorso qui. Io farei un'altra roba. Nel senso, io farei Jeff. Farei, che cazzo ne so, Cable con Kitty Pryde, dai. Cable con Kitty Pryde mi sembra worse. Molto worse la cosa. Che fare sera adesso, insomma, che pro. Capito? Me la posso gestire molto bene con altre carte. Forse trust il processo di sera. Non trust il processo di sera. Non trust il processo di sera. Non lo trust il processo di sera. Mistica? E Kitty Pryde. Blue Marvel. Però Mistica gliel'ho presa, frate. Mistica gliel'ho presa. Lui intanto come vince? Oddio, io gli vorrei buttare Red Garden per vedere quello che può fare. Lo vorrei buttare, anche perché poi che gioco? Altrimenti. Cosa posso giocare? Fai così e che Dio te la mandi buona, frate. Nel senso, testiamo. 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 Poi non penso che lui su sinistra non butti nulla, capito? Qua devo capire una cosa. Cosa prende Red Garden? Ok,
ancora meglio, frate. Ancora meglio. Ecco come non giocare un Cerebro. Perfetto, buono così. Allora, facciamo un po' il quadro della situazione. Che è successo in queste cazzo di partite? L'unico che non ha vinto è Santo Mazzo, che è proprio il Silver Surfer classico. Ok, vabbè che ci è andato un pochino abbastanza male, perché ci è capitato contro un Loki, capito? Era pure il primo game, dovevamo scaldarci, dovevamo in qualche modo sondare il terreno. Ok, però... cioè, nel senso, a me piace di più sto mazzo. Io continuerò a provare sto mazzo, ok? Però non è quello che, che vi consiglio io di provare. Perché è vero che Red Garden si sposa bene con Silver Surfer. È verissimo anche che quest'altra variante ci ha permesso in qualche modo di distruggere un altro evoluzionario dalla testa ai piedi. È vero che in un altro evoluzionario, anche se lui c'ha armor o carriera, con Red Garden gli possiamo in qualche modo impedire l'effetto. E questo anche performato meglio in un certo senso. Però quello che vi voglio consigliare io, secondo me quello che si sposa meglio sul meta attuale... ok, perché è un meta pieno di ela, pieno di roba pesante, pieno di roba molto losca. E questo qui, perché se ci pensate, ha un sacco di touch card, e le touch card servono veramente tanto in questo meta. Perché in qualche modo tu counteri tutte le situazioni. Magari con un reveal fai fatica, perché non c'è nessunissimo Cosmo. Però magari con un reveal te la puoi gestire anche, che ne so, con Red Guardian su Wong, oppure con Enchantress direttamente. Wong Mystic, e tanti saluti ragazzo. Quindi adesso la parola aspetta a voi ragazzi. Fatemi sapere quale mazzo preferite tra questi quattro, o se avete qualche altro mazzo pazzo, veramente veramente molto pazzo, da consigliarmi con il grande Red Guardian. Ah, e ovviamente fatemi sapere se avete preso la carta in questione. Bella lì.